Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questa tastiera Bluetooth per tablet e smartphone o anche per computer marcata one by one. La tastiera arriva all'interno di questa scatola di cartone, confezionata all'interno di questa plastica protettiva. Andiamo ad aprire la plastica. All'interno, come potete già intravedere, abbiamo un foglietto illustrativo in italiano. Eccolo qua che ci illustra, andiamo a zoomare, ci illustra un po' le varie funzionalità, i vari tasti che ci sono sulla tastiera, come utilizzarli, le varie caratteristiche che vi vado a dire tra un attimo e le varie gesture che si possono fare sul touchpad, perché effettivamente questa tastiera gode anche di un touchpad. Abbiamo poi il cavetto qui nascosto, il cavetto di ricarica USB, micro USB, che consente di ricaricare la tastiera. Ecco qua l'ingresso micro USB, dove si va ad attaccare il cavetto. Quindi la tastiera si può caricare o attraverso un alimentatore dotato di ingresso USB o attraverso un power bank, o se volete anche tramite un computer dotato di ingresso USB. Abbiamo infine, dove sono andati i gommini antiscivolo, eccoli qua, dei gommini antiscivolo col retro 3M, appunto per andarli a incollare. Non so se si vedono, ecco, magari così. Gommini che si vanno ad attaccare sul retro della tastiera e permettono, quando si va ad usarla, un grip, diciamo, discreto, quindi si evita di farla cadere e di romperla. Ma andiamo a vederla un attimo da vicino. In termini di dimensioni abbiamo allora 25,6 cm di lunghezza per 17 cm di altezza. E indovinate un po' quant'è lo spessore? Beh, si tratta appena di 0,5 cm. È veramente sottile. Se la paragoniamo a un sottomano, caspita, è quasi quanto un sottomano. Poi il peso è veramente leggero, abbiamo 400 grammi, quindi leggerissima, sembra quasi piegarsi. Guardate, sembra quasi essere flessibile un po', anzi si piega. Comunque i materiali sono in prevalenza di plastica, una plastica dura, e in basso a destra abbiamo i tasti che permettono di accenderla e spegnerla, il logo dell'azienda, la marca dell'azienda, e poi in mezzo abbiamo invece il touchpad che ha le dimensioni di 8,2 cm per 4,2 cm. Diciamo che rileva le singole gesture, come abbiamo visto, come vi ho fatto vedere prima, sono presenti ovviamente qui sul foglietto illustrativo. E diciamo che si può disattivare semplicemente schiacciando il tasto FN, questo qua, e il corrispettivo tasto per disattivarla. Quindi, andando a schiacciare questi due tasti, potete evitare che il touchpad risulti essere attivo. Quindi, quando magari la state utilizzando per fare altro, per scrivere, evitate che magari si muove il mouse all'interno del vostro computer o del vostro smartphone o tablet che sia. In basso a destra, quando si va ad accendere la tastiera, adesso era spenta, quando vado ad accenderla ovviamente si illumina il tasto di verde. Qui in alto abbiamo due LED. Questo LED qua con il fumino in alto ci indica anche quando la tastiera è scarica, o meglio, quando lampeggerà di rosso vorrà dire che la tastiera è scarica e si deve ricaricarla. La tastiera si ricarica completamente dopo 3 ore, la durata si aggira attorno ai 3 giorni, poi dipende anche dall'utilizzo che ne fate. Io devo dire che l'ho caricata 3 giorni fa e ancora funziona utilizzandola ad intervalli di tempo irregolari. Non sono presenti tasti retroilluminati, questo è un po' un peccato perché magari la si va ad utilizzare di notte e comunque sarebbe stato ideale avere i tasti visibili. Abbiamo poi, vi faccio vedere da vicino i vari simboli, eccoli qua, faccio una carrellata,
come potete vedere ci sono anche quelli per cambiare traccia musicale, ad esempio su iTunes, a aumentare, diminuire il volume, freccette e via dicendo. Con cosa si può utilizzare? Beh, si può utilizzare con quasi tutti i device, tablet ad eccezione di device con sistema operativo Windows Phone 8, e c'è scritto sul foglietto illustrativo, non me lo sto inventando, ma si può utilizzare anche con un portatile. Per accoppiare la tastiera con il proprio dispositivo basta accendere la tastiera, quindi lo andiamo a fare insieme, io l'ho già comunque accoppiata. Andiamo ad accenderla tramite il tasto qua, spingendo su on. Andiamo poi nelle impostazioni del proprio device, in questo caso un Motorola Moto G4 con Android, e andiamo ad attivare il Bluetooth e poi apparirà la scritta One by One Cable, che andremo a schiacciare, ma questa scritta apparirà solo dopo aver schiacciato il tasto FN e la lettera C. Prima di concludere la recensione vi dico altre due parole riguardo a questa tastiera. Devo dire che ho trovato le dimensioni e il peso veramente leggero un punto di forza di questo prodotto, come anche il fatto che nonostante le dimensioni contenute si possa utilizzare senza problemi con due mani. Ricorda alla fine un po' le tastiere di alcuni portatili. Devo dire che i tasti sono abbastanza fluidi, guardate con i vostri occhi, non sono neanche troppo rumorosi, mentre poi il touchpad, eccolo qua, devo dire che funziona nel complesso bene per quanto riguarda le gesture, anche se utilizzandolo col mio Lenovo Moto G4 non è poi così fluido, però magari dipende dal mio dispositivo. Per correttezza vi faccio vedere brevemente quello che vi dicevo appena adesso, ovvero che il touchpad funziona ma il cursore non è poi così fluido, poi non lo so, magari dipende, come dicevo prima, dal mio device, o magari dipende dal touchpad della tastiera stessa. Non è troppo fluida, però comunque si può utilizzare tranquillamente. Per schiacciare la notizia si va a schiacciare fisicamente finché si sente click, oppure si sfiora, lo vado a fare con voi, ecco che ho aperto la notizia. Poi per scrollare la notizia con due dita, ovviamente le gesture come vedete funzionano, si va a sfogliare, a far scorrere la notizia. Se avete qualsiasi domanda io sono qui, non esitate a farmela, e spero che questa video recensione vi sia stata perlomeno utile. Scusate se magari mi sono un po' dilungato, ma ci tenevo a illustrarvela per bene.